Buonasera a tutti, scusate, vi chiedo un attimo di silenzio, andiamo a cominciare. Benvenuti al terzo appuntamento di Bruma, questa edizione dedicata al giallo contemporaneo. Dopo Massimo Carlotto e Marco Malvaldi, questa sera abbiamo l'onore di ospitare Maurizio De Giovanni, che non ha bisogno di presentazioni, a giudicare dalla folla presente. Diciamo comunque che Maurizio De Giovanni è uno scrittore napoletano che è noto al grande pubblico per i romanzi neri del commissario Ricciardi e dei bastardi di Pizzo Falcone. Il 10 aprile è uscito per Rizzoli Sala al tramonto, che presenta ai lettori un nuovo personaggio. Sala al tramonto sta avendo un successo incredibile, è in testa alle classifiche e i lettori lo stanno premiando con grande affetto. Cominciamo proprio da Sara. È la prima protagonista femminile dei tuoi romanzi, non ha delle doti eccezionali come i suoi investigatori precedenti, è una poliziotta in pensione, una donna pressoché invisibile, con i capelli grigi, gli abiti ordinari. Perché questa scelta e come è nato il personaggio? Sì, questa la so. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti così in tanti. Io ho attraversato delle strade deserte, pensavo fosse stata evacuata la zona, invece vedo che c'era un perché, insomma, quindi eravate tutti qua. Grazie, sono contentissimo anche di essere ritenuto un giallista contemporaneo, cosa che i miei figli sono propensi invece a rifiutare come concetto, ritenendomi paleolitico più o meno, quindi sono molto contento di chiudere una rassegna che ha avuto due straordinari scrittori prima di me, perché sia Marco Malvaldi che Massimo Carlotto sono due figure straordinarie. Mi complimento per la scelta, perché siamo tre soggetti molto diversi l'uno dall'altro, nella scrittura, nella scelta dei temi, nella individuazione dei personaggi e anche un po' nella scelta delle epoche, tutto sommato. E quindi diciamo siamo tre soggetti emblematici di quanto sia diversificato e plurale il panorama del giallo italiano, del romanzo nero italiano. Io dico romanzo nero, non dico giallo, perché andai in Cina a fare una serie di letture e dissi che io scrivevo romanzi gialli e quelli mi guardarono un po', ma che, giustamente. Anche perché poi poverini... Da loro il giallo è il romanzo porno, quindi è, ha un senso se ci pensate, e quindi la cosa mi mise un po' in difficoltà. Io poi dovetti chiarire che invece scrivo romanzi neri. Il romanzo nero italiano è estremamente diversificato, perché contrariamente a altri grandi movimenti letterari del settore, del genere, pensate a quello nordico, no? Sono di nazioni diverse, ma sono tutto sommato simili, nel senso che non solo l'ambiente è uniforme, ma anche il tipo di delitto che narrano, no? Cioè loro parlano di queste esplosioni di violenza, di questi serial killer, eccetera, eccetera. Noi invece siamo della stessa nazione, eppure di città in città cambiamo radicalmente. Attorno alla figura straordinaria del maestro Camilleri c'è Carrisi, Carofiglio in Puglia, De Cataldo, Antonio Manzini a Roma, e poi Dazieri e Biondillo, Crapanzano a Milano, Varesi e Lucarelli, i toscani, Marco Malvaldi, ma anche Vichi, anche Simi, che è bravissimo. Insomma, siamo tanti e ognuno di noi porta una tematica diversa avanti. Quindi è bellissimo vedere tanta gente attorno al romanzo italiano che diciamo non attraversava uno straordinario periodo e non lo attraversa. Quindi è bellissimo poter dire che anche noi muoviamo un po' di gente che ci viene a sentire, che ci viene a salutare. Quindi grazie veramente di cuore per essere qua. Poi Sara, dunque, la domanda me la ricordo, questo non era tergiversare, perché non volevo. Dunque, Sara ha una storia un po' particolare. Io ero pieno come piano editoriale, cioè non potevo scrivere niente, perché avevo tutti i miei romanzi da scrivere già organizzati e per diversi anni anche, quindi non mi muovevo dalla serie di Ricciardi, dalla serie di Bastardi, dai Guardiani, di cui avevo scritto il primo romanzo. Ho anche una cosa da scrivere per Sellerio,
e quindi ero proprio pieno. Poi una sera, agli inizi di dicembre, tornando a casa dopo il teatro, dalle parti mie si cena dopo il teatro, io qui riscontro orari più ospedalieri, direi, per quanto riguarda la cena, da noi a urologia si cena verso le 7, insomma, quindi da noi si cena dopo il teatro, quando il sole, diciamo, è tramontato, diciamo, ci assicuriamo che il sole sia tramontato. Quindi ero stato a teatro, io giro con lo scooter, quindi tornavo a casa, era tardi, l'1:15, l'1:20. Tornando a casa, io abito in una strada residenziale di un quartiere collinare, per cui tornando io faccio per arrivare al portone, quindi apro il coso elettronico e noto che tra le macchine in sosta sotto questa pioggia c'era una macchina rossa con una donna seduta al posto di guida. Questa donna non ha girato il volto verso di me quando io sono passato con la luce. 1:30 di notte, aveva i capelli bianchi, corti, però quando la luce poi l'ha illuminata, capelli bianchi, mezzi guanti, sapete, quelli che lasciano le dita scoperte, quando il faro l'ha illuminata mi sono accorto che non era, che i capelli non quadravano con la faccia, perché la faccia era una faccia giovanile, insomma l'ha tenuto non oltre 50 anni. Questo cappotto grigio, non gira il volto, lo mantiene davanti a sé senza trucco, molto assorta, come se stesse pensando a qualcosa di brutto o perlomeno di triste. Vabbè, io entro, metto a posto lo scooter, prendo il sacchetto della spazzatura da buttare via, vado fuori di nuovo e la macchina non c'era più. Aveva lasciato questa traccia bianca sotto, segno che era lì da tempo, perché pioveva dal pomeriggio. E io ho gettato la spazzatura, sono tornato a casa chiedendomi chi fosse questa donna, perché stesse lì. Sono andato a letto, mi sono addormentato, continuando a farmi domande, perché mi sembrava strano. Sabato sera, se tu sei per strada all'1:30, sei stata da qualche parte. E invece questa era proprio di messa, cioè era proprio di messa, bella, ma dimessa, gli occhi fissi, questo cappotto grigio anche brutto, e aspettavo qualcuno, aspettavo che si facesse l'ora per andare da qualche parte, doveva tornare da qualche parte o doveva andare da qualche parte, era uscita e aspettava di poter tornare? Mi sono fatto tutte queste domande. Quando mi sono svegliato la domenica mattina avevo tutte le risposte, tutte. Sapevo questa come si chiamava, sapevo che ci faceva lì, sapevo il suo passato, cioè conoscevo gli ultimi 30 anni della sua vita come erano stati, sapevo tutto, sapevo che cosa stava aspettando, ed era terribile quello che sapevo. A quel punto uno dei vantaggi di vendere più di una quindicina di copie al libro è che tu puoi chiamare l'editore la domenica e ti risponde. Cioè l'editore normalmente non ti risponde mai. Quando tu arrivi a un certo livello di vendite, io addirittura arrivo alla feroce gioia di aspettare la sera tardi. Se c'è una cosa da dirgli alle 3, aspetto le 11, perché, e ti rispondono anche fingendo di essere svegli, cioè ti rispondo, dico pronto, ciao, come stai, cioè in realtà stavano dormendo. E io ho chiamato l'editore Rizzoli, che era il primo slot che avevo, cioè il primo romanzo che avrei dovuto scrivere, e ho detto: guardate, ho un problema, devo scrivere questa storia. E questi non hanno battuto ciglio, hanno detto: va bene, scrivila, cioè, sapendo che, diciamo, gli scrittori hanno questa via di mezzo fra un Alzheimer e la schizofrenia, quindi vanno sostanzialmente assecondati, e mi ha detto va bene, mi hanno detto va bene. Io ho scritto Sara al tramonto nella convinzione di scrivere per la prima volta una storia con un personaggio centrale femminile. Io, pur cercando a intervalli di propormi come icona gay, perché conviene commercialmente parlando, non riesco molto in questo tentativo. Però fare un personaggio femminile, proprio tutto femminile, non è detto che ci riesce. Ma io lo dovevo scrivere, perché avevo tutte le risposte. Sara è una donna di 55 anni, ha lavorato in polizia come assistente capo fino a un po' meno di 30 anni, quando un po' meno di 30 anni è stata destinata a un'unità dei servizi.
parliamo degli anni Ottanta. È stato destinato all'unità dei servizi perché ha delle capacità. Lei è molto abile nel decifrare i suoni, nell'interpretare le posizioni del corpo, il volto, il labiale. Io ho studiato, ho letto 5 saggi prima di scrivere Sara, per capire quanto sia scientifica questa cosa. Ed effettivamente è avanzatissima. La scienza della che interpreta il volto, che interpreta il labiale, che interpreta i movimenti, è molto avanzata. E quindi Sara viene destinata a questa unità, e appena arriva in questa unità lei immediatamente, pur essendo sposata e con un figlio piccolo di 10 anni, si innamora del capo di questa unità, che ha 23 anni più di lei. Sara non sopporta la finzione, non si tinge i capelli, non si trucca, non mette le scarpe col tacco per questo, cioè non sopporta nessun tipo di maschera, anche il suo lavoro è basato sullo smascherare, l'interpretazione della verità, della bugia, l'interpretazione delle parole nascoste rispondono alla sua esigenza. Lei odia la finzione, per cui si rende conto immediatamente che, essendo innamorata di uno, non può vivere con un altro, per cui lascia il marito e il figlio e va ad abitare per conto suo, nell'attesa che quest'uomo si manifesti nei suoi confronti, cosa che avviene dopo diversi mesi. E quando quest'uomo, dandole del lei, dice: guardi, io ho questo problema, provo nei suoi confronti questo sentimento, so che lei è sposata, so che lei ha un figlio, mi dica lei che cosa vuole che io faccia, e lei risponde: vorrei che tu mi dessi del tu, per esempio, per incominciare, che sarebbe già un primo passo, e io ho lasciato già mio marito e mio figlio da 6-7 mesi. Rimane con quest'uomo per 30 anni, facendo questo strano lavoro. Alla fine di questi 30 anni lui si ammala gravemente, e lei, che dovrebbe diventare il capo di questa unità, uscendo lui, perché è la più brava ed è la più consolidata da tempo, capisce che lei non può rinunciare nemmeno a 5 minuti di lui. Per cui, quando lui si ammala, lei lascia il lavoro e rimane con lui per il tempo necessario, finché lui poi non cede a questa malattia e muore. Noi incontriamo Sara 2 anni dopo la morte di quest'uomo. Incontriamo Sara 2 anni dopo, che non lavora più, che vive da sola, che non ha più nessuno. Vive avendo fatto le sue scelte e pagando le sue scelte. Viene richiamata da, io questo che vi sto dicendo non è il libro, è l'antefatto, non vorrei che dice boom, no, non me lo tirate dietro, perché è l'antefatto, quindi potete serenamente leggerlo. Sara viene chiamata dalla sua amica, dalla sua collega più cara, che nel frattempo è diventata il capo dell'unità. Questa la chiama e dice: guarda, noi abbiamo un problema, il nostro lavoro è cambiato, non è più intercettazioni ambientali, filmati, non solo questo, noi adesso lavoriamo sui social, che sono veramente l'altra faccia della gente, e cercando le connessioni finanziarie, terroristiche, eccetera, eccetera, politiche, noi ci imbattiamo in una serie di reati, anche gravi, che non possiamo denunciare. Perché se io sto indagando su di lui per i rapporti finanziari o i rapporti che ha nel traffico di armi e scopriamo che è un pedofilo, noi non possiamo bloccarlo nell'esercizio della sua pedofilia, perché ci smaschereremmo noi e perderemmo le connessioni su cui stiamo indagando. Però non ce la facciamo più a vedere tutte queste cose. Quindi abbiamo bisogno che tu, che sei bravissima e che non hai nessuno, e che non è niente da perdere, ti occupi di questi reati, di queste atrocità che noi vediamo e che non possiamo denunciare. Allora Sara dice: ma scusa, se non lo fai tu e lo faccio io non è la stessa cosa? Cioè, sarebbe la stessa cosa? Teresa le risponde: no, perché tu puoi eseguire una sentenza, cioè tu puoi scoprire se è vero e emettere una sentenza ed eseguirla. Quindi Sara teoricamente è chiamata a giustiziare chi compie certi reati. Ecco perché, quando io dico un'investigatrice, una poliziotta, no, Sara non è una poliziotta, non più. Non è una giustiziera. E il primo reato di cui si deve occupare
è questo che viene presentato nel libro di cui io ora vi dirò subito l'assassino, ovviamente, come mi compete. E lei, per lavorare, per fare questo esercizio, si imbatte in due personaggi particolari: una ragazza di 25 anni incinta terminale, proprio incinta, proprio lì, che ha una madre insopportabile, che molti dei lettori e delle lettrici che hanno letto il romanzo mi hanno chiesto di far morire presto tra atroci tormenti, anche questa mamma. Molti altri preoccupantemente mi hanno detto: ma come lo sai che mia madre è così? Che è una cosa anche inquietante. E questa ragazza attende questo bambino. Ha perso il compagno, che è morto in un incidente, e il compagno era il figlio di Sara. Quindi Sara incontra questa sua nuora ombra, di un figlio che non ha mai conosciuto praticamente, apprestandosi a diventare nonna senza essere stata madre. Per cui queste due donne, in maniera molto cauta e con grande diffidenza l'una e l'altra, si incontrano la sera al tramonto, nei giardinetti, nell'ultima panchina del giorno e la prima della sera, cioè quella che è la prima che si trova all'ombra, e si siedono ai due lati della panchina, non vicine, parlandosi un po' alla volta e tastandosi, cercando di riconoscere l'una nell'altra le proprie ferite. E questo è il primo rapporto. L'altro è con un poliziotto, con un ispettore cinquantenne, il quale ha una vita un po' particolare, perché lui voleva una moglie e dei figli, motivo per cui in maniera preventiva ha usato tutti i suoi risparmi e ha fatto un mutuo enorme e si è comprato una casa che lo ha di fatto prosciugato completamente. Questa casa, che lui riteneva essere erogena, cioè dice: io mi presento con una casa di proprietà, qualsiasi donna mi cadrà ai piedi, lui ha scoperto tristemente che le donne di quella fascia di età invece preferiscono essere portate a cena piuttosto che avere una casa di proprietà, e lui non ha più soldi per portarla a cena ed è disperato. L'ultimo rapporto che ha avuto con questa sua ultima compagna, quando questa faceva i bagagli per andarsene, lui, in un ultimo disperato tentativo, sotto la pioggia, nella migliore tradizione dei film anni 50, è andato a comprare al negozio di animali un cucciolo, ha messo un fiocco azzurro e l'ha portato a questa ragazza, ottenendo che la ragazza accelerasse i bagagli, perché chiaramente dice: pure il cane, no, ha accelerato i bagagli e se n'è andata, e lui è rimasto con questo cane, e si è rivelato poi essere un bovaro del Bernese, che è praticamente una volta e mezzo un San Bernardo. Per darvi da questo cane non riconosce l'autorità del padrone e si ritiene il padrone, lo porta a fare pipì il cane a Pardo, Pardo fascinautico dietro questo cane per la città, non solo, ma il cane dorme nel suo letto in diagonale, cioè costringendo quest'uomo a dormire sull'orlo, perché lui non vuole cedere, è uno che ci tiene ai propri principi, quindi dice: non vuole andare a dormire sul divano e lasciare il letto al cane, per cui dorme sul letto come un punto interrogativo, cadendo frequentemente dal letto e diventando di pessimo umore. Quindi di fatto le risposte che io ebbi in quella notte da quella signora strana, che io ho anche fatto degli appelli per rivedere, per la verità, l'ho chiesto anche ai giornali e non ho avuto notizie, mi interesserebbe molto rivedere questa signora per capire che ci faceva lì, sotto la pioggia all'una e mezza di mattina, sotto casa mia peraltro. Però sono molto contento, perché vedete, quando uno scrive un romanzo funziona un po' al contrario di quando uno va a vedere un film tratto da un romanzo bello, difficile che ti piaccia il film, non rimani deluso. Nella nostra testa, almeno nella mia, le storie sono sempre più belle di come le scrivo, molto più belle, e quando le scrivo io scopro la mia inadeguatezza, cioè scopro che la mia scrittura è insufficiente alla storia che io avevo nella testa, e rimango malissimo puntualmente. Io non sopporto la rilettura dei miei libri, perché io la storia me la ricordo ed è bellissima, è proprio tutto il contrario. Stavolta devo dire che con Sara almeno i personaggi assomigliano molto a quelli che io avevo in mente. Quindi questo significa che qualsiasi cretino, a forza di fare una cosa, prima o poi impara, ed è già un passo sufficiente. Quindi diciamo, in sintesi, la risposta in sintesi la risposta a Camilla era questa.
Allora, i sogni sono un elemento fondante dei tuoi romanzi, tornano spesso e ritornano anche qui, ma sono un tormento che Sara scaccia con le anfetamine per non dormire. Che cosa rappresentano i sogni in generale nei tuoi libri? Ma io scrivo romanzi neri, e scrivo romanzi neri basati su delitti passionali. Io non parlo di criminalità organizzata, non parlo di finanza, non parlo di sistema, come invece fa Massimo, per esempio, no? E nemmeno ho le tinte allegre e ironiche di Marco. Io prendo in esame la deviazione dell'amore, tenendo conto del fatto che l'amore non è una condizione, ma un flusso. Cioè l'amore è un corso, è come un fiume. A seconda del punto in cui ti piazzi di questo fiume, tu vedrai un panorama diverso, vedrai una situazione diversa, ed è sempre lo stesso fiume. Se ti metti alla fonte vedrai un ruscelletto, se ti metti dove ci sono le rapide o addirittura delle cascate ti sembrerà qualcosa di inarrestabile e violento, se ti metti in pianura lo vedrai scorrere lento, lento, lento come se fosse un lago. E alla fine lo vedi frastagliarsi alla foce e finire a mare. Io credo che l'amore sia così. L'amore è un flusso che può incontrare anche delle barriere e deviare e diventare qualcos'altro. Diventare qualcos'altro di molto diverso da se stesso all'inizio. Questo qualcos'altro è dettato dall'ossessione, dalla gelosia, dall'invidia, dalla paura. Dalla incapacità di accettare la fine di una storia. Tutte queste cose sono tragicamente vere e succedono a una persona, non all'altra. Una storia non finisce mai contemporaneamente in entrambi i lati, finisce sempre da un lato sì e dall'altro non ancora. Io penso a quel ragazzo di Roma, ti ricordi, quello che ha comprato la tanica, ha comprato la benzina, ha dato appuntamento alla ragazza che lo aveva lasciato alle 3 del mattino su una piazzola di sosta e le ha dato fuoco e l'ha uccisa. Ora, io penso sempre che questo ragazzo aveva dei genitori, degli amici, dei colleghi dell'università, delle amicizie comuni. Nessuno di loro ha immaginato che questo stesse covando una cosa così enorme dentro. Addirittura la ragazza ci è andata. Ora, se io penso anche di poter avere uno schiaffone, non ci vado alle 3 di notte su una piazzola di sicurezza. Cioè, questa era tranquilla. Cioè, questo ragazzo, un ragazzo, aveva mascherato così del tutto quello che voleva fare. Che è successo nella testa di questo ragazzo? La cronaca descrive gli eventi. L'attività giudiziaria cerca e trova il colpevole. Ma il perché? Chi ce lo dice? Eppure lo dobbiamo sapere. Il motivo per cui noi seguiamo affascinati, adesso dirò una parolaccia e vi chiedo scusa, Bruno Vespa, l'ho detta, chiedo scusa, ma Bruno Vespa quando fa la trasmissione col plastico e i pupazzetti e la criminologa polimerizzata e lo psicologo col ciuffo, in realtà ottiene un interesse maggiore di quando invita i politici. Per quale motivo? Eppure i politici ci toccano tutti, non dico dove, ma ci toccano tutti. Il delitto riguarda la famiglia della vittima e dell'assassino. Noi siamo interessati a questo perché il perché ci serve. Noi vogliamo sapere perché. Io ti sto rispondendo, la piglio larga, ma ti sto rispondendo. I sogni sono il momento in cui le barriere cadono. Nel sogno uno si trova di fronte alla parte buia di se stesso, per forza, perché non ha più barriere, non si difende più nei sogni. Sara non vuole dormire, perché se dorme arrivano o Massimiliano, che sarebbe l'uomo che lei ha amato e che è morto, che le rimprovererà di essere ancora viva senza di lui, o Giorgio, il figlio morto, che le chiederà conto degli anni in cui lei non c'è stata. Lei ha paura di questi fantasmi, ha paura di questi due fantasmi che le chiedono ragione del fatto di essere viva e loro di essere morti, e quindi disperatamente cerca di non dormire.
contrariamente a altri personaggi che dormono per non fronteggiare la vita, lei cerca di allungare la vita per non dover dormire e per non trovarsi di fronte a se stessa. E il romanzo nero racconta questa deviazione, racconta questo corso che cambia, racconta il perché del ragazzo di Olindo e Rosa, no? Olindo e Rosa, le due belve, quelli che hanno dato luogo al proverbio meglio l'erba del vicino che il vicino di erba. Comunque, vabbè, Olindo e Rosa, che sono tra le due belve, scusate, io cerco di trattenere, ma che sono due tra i preferati assassini della storia recente di questo paese, che intanto li hanno presi perché si è svegliato il nonno dopo un mese e mezzo di coma, che allora avevano dato per morto, sono andati a mangiare al McDonald's dopo. Cioè, vi rendete conto? Questi hanno ammazzato una famiglia intera, sterminandola, perché faceva rumore. Dopodiché sono andati al McDonald's, a me sta cosa fa impazzire. Cioè, noi e te andiamo al McDonald's a mangiare un panino, al tavolo a fianco c'è sta coppia, tranquilla, molto tranquilla e pulita, mette a posto tutto, eppure noi stiamo mangiando vicino a due assassini terribili. La nostra vita, la nostra società è organizzata così. Io sono convinto che il successo del nostro tipo di letteratura derivi proprio da questo, cioè dal fatto che noi facciamo l'unica cosa possibile per capire il perché. L'unica cosa possibile per capire il perché è raccontare una storia. L'assassino lo scopre il poliziotto, il magistrato. I fatti li racconta il giornalista, ma il romanziere racconta il perché. E quindi, secondo me, alla base di queste storie, di questi sogni e di queste notti, da sveglia o addormentata, di Sara, di Ricciardi, dei Bastardi, ma di tutti i personaggi che costellano dell'Alligatore di Massimo, dei Vecchietti di Marco e anche di tutti quanti gli altri. Io ricordo che Antonio Manzini, mio meraviglioso amico, straordinario autore di Rocco Schiavone, che magari qualcuno avrà letto, se non l'avete letto leggetelo perché è bravissimo. Rocco Schiavone, Antonio Manzini andò dal maestro Camilleri, e che diciamo il suo maestro all'Accademia d'Arte Drammatica, ma è il maestro di tutti noi, insomma noi tutti ci rivolgiamo a Camilleri quando abbiamo qualche difficoltà, e chiese che cosa doveva fare lui, doveva scrivere il terzo romanzo per metterci, per non annoiare quelli che avevano già letto i primi due, ma per dare a chi leggeva direttamente quello un minimo di antefatto, no? Come devo fare, maestro? E Camilleri, dall'alto della sua saggezza, della sua profondità culturale, della sua straordinaria intelligenza, rispose: sono cazzi tuoi. Che è una risposta che però lascia capire come ognuno debba sviluppare. Lui, diciamo, il maestro è un po' sintetico a volte, però lascia capire come ognuno di noi poi di fatto debba svolgere la propria narrativa secondo le linee personali e non facendo riferimento a modelli. Questo voleva dire il maestro, l'ha detto, l'ha spiegato in maniera interpretativa, ma e quindi diciamo in sintesi di nuovo noi raccontiamo il perché. Quando cominci a scrivere, cominci con il commissario Ricciardi, che adesso è un personaggio molto amato. Il commissario Ricciardi ha questo potere, perché lui vede i morti e quindi abita quei morti, ed è così attaccato anche al suo lavoro, perché non riesce mai a liberarsi del dolore, in pratica. Quindi si rende conto che lui si rifugia sempre lì, perché è lì la sua ragione. Perché hai deciso di dare questo particolare potere, diciamo, a Ricciardi? Ma Ricciardi è nato per caso. Io ero quasi fuori pericolo, avevo 48 anni ed ero rassegnato a un sereno futuro fatto di peggioramento del carattere progressivo e di problemi alla prostata, quindi ero tranquillo, diciamo, relativamente sereno. Poi all'epoca lavoravo in banca, lavoravo, una parola grossa, diciamo che ci andavo con una certa continuità e avevo un ruolo anche, avevo dei sottoposti, insomma. Questi disgraziati, vedendomi sempre con un libro in mano, perché io sono un lettore fortissimo e quindi, diciamo, è la lettura l'aspetto principale della mia vita, molto più della scrittura, mi scrissero
a questo concorso per giallisti esordienti che si faceva in questo caffè della mia città che si chiama Gambrinus, che ci sono. No, questo è il punto del racconto in cui gli napoletani infiltrati si sgamano, cioè che appena dici Gambrinus fanno l'aria sognante, che stanno pensando alla sfogliatella e al caffè. Io amo moltissimo queste zone. No, io amo moltissimo queste zone, ma il caffè sarebbe reato in molti paesi civili, ve lo dico. Comunque, io vado a fare questo concorso e fuori la finestra di questa, per non fargli vedere che avevo paura, vado a fare questo concorso, e fuori questa vetrata che dava all'interno passa questa ragazzina. Io mi ricordo c'erano, Napoli era l'ultima mancia di questo concorso nazionale, l'ultima era a Firenze, la finale. Quindi Napoli vennero tutti quelli che non avevano trovato posto nelle altre città. Io mi ricordo una coppia di torinesi che si guardava con un odio, marito e moglie, scrivevano tutti e due, ma con un odio che facevano. Io credo che solo nella striscia di Gaza, nei periodi tosti, ci sia uno stile. Io guardo tuttora i giornali sconvinto di trovarli prima o poi, perché qualcuno. E insomma, io mi misi vicino a questa finestra nella convinzione di non voler scrivere niente, e passa sta bambina e si mette a guardare dentro incuriosita. Era giugno, faceva caldo, lo sponsor del concorso era la Ribolla Gialla, che è un vino bianco friulano buonissimo, quindi arrivavano queste ragazze in minigonna, versavano il vino, noi bevevamo, sudavamo, loro arrivavano e versavano il vino, quindi la creatività era c'era, insomma, diciamo, eravamo tutti quanti molto 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 creativi, sì. E sta bambina si mette fuori guardando dentro, e io guardavo lei, ero l'unico che lo scriveva. A un certo punto sta bambina ritiene che il tempo a mia disposizione sia scaduto e mi fa una boccaccia e se ne va. Io mi giro preoccupato che qualcuno, vedendo me di spalle, grosso, e questa bambina che sono tempi difficili questi, cioè non è, dice questo ha insidiato la bambina, invece nessuno aveva visto niente. I torinesi si guardavano storto, tutti quanti scrivevano, vabbè. Allora a quel punto io, anche per non essere l'unico che non consegnava niente, scrissi questo raccontino con questo tizio seduto al posto mio, che vedeva qualcuno che gli altri, questa bambina che gli altri non vedevano. Siccome era un giallo, io immaginai che la bambina fosse morta. E siccome il Gambrinus è Liberty, io misi questo tizio, che doveva essere a quel punto un poliziotto se la bambina era morta, negli anni 30. Trovai un nome che nessuno delle persone che conoscevo aveva, per non essere accusato di aver usato il nome di qualcuno, anche se ero convinto che il racconto non l'avrebbe letto mai nessuno. Scrissi questo racconto e me ne andai. Primo ad andarmene, poi ho scoperto dopo di essere molto veloce. Il giorno dopo mi arriva una mail che mi dice che questo racconto aveva vinto, e che quindi io dovevo andare a Firenze a fare la finale. Io, che sono uno che crede nei propri mezzi, telefonai subito e disse: guardate, mi avete mandato la mail di quello che ha vinto il concorso per sbaglio. E questi dicono: no, tu sei quello che ha scritto del commissario che vede morti, sì, e hai vinto la manche, devi andare a Firenze. Io risposi anche male, perché dissi: mamma mia, gli altri devono proprio fare skip, perché non te lo aspetti mai che la prima cosa che scrivi. E invece era così, la prima cosa che avevo scritto. Ora, dietro il successo di ogni uomo c'è una figura femminile, e la figura femminile che mi compete ebbe un ruolo importantissimo, perché io dissi: guarda, hai visto, avevo vinto la manche del concorso, devo andare. E lei, dimostrando di credere fortemente nelle qualità di quest'uomo, risponde: vai, vai, tanto mica fanno vincere a te. In napoletano la mano così significa vali poco, cioè proprio è un segnale, figurati si fanno vincere a te. E su questo viatico, devo dire, io mi sentii confortato, perché se avesse detto vai, magari vinci, cioè mi sarei. E invece fece così, io dissi, e andai a Firenze. A Firenze il tizio, il presidente della giuria, mi disse subito: lei è quello che a Napoli ha scritto del commissario che vedeva i morti. Noi ci sentiamo di fondo accusati di aver imbrogliato sempre. Io dissi: sì, ma l'ho scritto io. E lui disse: me ne fa un altro, per favore. E io scrissi un'altra storia con Ricciardi, che altrimenti sarebbe morto. E questo racconto vinse il concorso. Il racconto fu pubblicato su un giornale. Io comprai un numero di copie di questo giornale, che credo nessuno in Italia mai da solo. Scoprì, anzi, che veniva distribuito in due copie per edicola, quindi feci sepolcri girando per tutte le edicole della città. Nel mese di agosto faceva un caldo bestiale. E uno di questi giornali fu letto da una signora,
con l'accento veneto, che mi telefonò. Un maschio napoletano, quando si sente chiamato da una donna dall'accento veneto, diventa servile istintivamente. Pensa di dovere dei soldi, di aver dimenticato di pagare qualcosa. Questa tizia disse: lei ha scritto questo racconto? Io dissi: sì, ma è un concorso, io ho fatto il concorso, tutto regolare. Dice: no, io ho letto, sono un'agente letteraria, figura della quale non sospettavo l'esistenza, ma che mi fece pensare di dovere dei soldi ancora di più, l'agente delle tasse, l'agente letteraria. Dice: io ho letto il suo racconto, ho capito subito che lei questo personaggio ce l'ha dentro da sempre. Io l'avevo inventato la settimana prima per via della ribolla gialla, quindi risposi con dei fonemi vaghi. E questa disse: guarda, io sto andando in vacanza, quando torno vorrei leggere il miglior romanzo che lei ha con questo personaggio. Quindi non un romanzo, il migliore, ipotizzando che io ne avessi una dozzina e dovessi scegliere. Io non ebbi il coraggio di dire: no, non ce l'ho il romanzo, faccio il bancario, è un'altra cosa. E presi mia madre, che ha 89 anni ma che rompe le scatole come se fosse nuova, la feci sedere davanti a me e disse: mamma, raccontami tutto quello che ti ricordi quando eri piccola, tutto. È del 30 lei, e mia madre si ricorda tutto, tutte le donne si ricordano tutto, per poterlo rinfacciare sostanzialmente, ma cioè cercano di mettersi, fare provvista di ricordi. E lei ricordò tutto e io scrissi Il senso del dolore. E da lì in poi cominciò la faccenda. Ricciardi vede i morti perché quella bambina si affacciò, ma continua a vederli per un motivo molto semplice: noi rinunciamo facilmente a vedere il dolore degli altri, cioè cambiamo canale, giriamo la pagina. Quando sentiamo queste cose la sera, quando torniamo a casa, no? E vediamo al telegiornale tutti questi bambini siriani, questi che affondano al largo di Lampedusa, tutti questi morti che scalano man mano di notizia nel giornale. Nel telegiornale passano man mano che diventano usuali, vanno sempre più indietro ormai, e noi non le vediamo più. Noi quando camminiamo per strada e vediamo un mendicante magari amputato, sapete, quelli che cambiamo strada non per i 50 centesimi che non gli dai, ma per non vederlo. Io volevo che Ricciardi un uomo senza telecomando, io volevo uno che non fosse in grado di girare pagine del giornale, cioè volevo uno costretto a vedere concretamente, fisicamente, il dolore degli altri. E la cosa incredibile è che questa compassione, che è un sentimento che dovrebbe unire, rende Ricciardi solo, lo isola. Così come la comprensione, che è un'altra cosa che dovrebbe unire, rende Sara sola. Cioè questi sentimenti, nelle nostre città, per come siamo combinati adesso, allontanano, non avvicinano. Quindi perciò io credo che a Ricciardi la gente voglia bene per questo. Io devo scrivere altri due romanzi di Ricciardi, uno adesso e uno l'anno prossimo e basta. Dopodiché chiudo la serie. Certo, scapperò anche all'estero perché già adesso io subisco aggressioni per Ricciardi ogni tanto. Cioè io vorrei tanto essere caro figlio, per esempio, caro figlio, uno tu lo vedi da lontano, fai caro figlio, fai così con la manina, cioè, io invece prendo cazziatoni normalmente, non so perché. Quindi normalmente per Enrica mi fanno cazziatoni, cioè le persone, c'è sempre qualcuno che dice: quella povera Enrica, esatto. Per cui io finirò di scrivere Ricciardi l'anno prossimo, mi mancherà molto, ma credo che sia giusto. Quando tu scegli di far invecchiare i personaggi orizzontali, non di lasciarli fermi come Maigret, che rimane sempre uguale, come Miss Marple, che vive nel posto a peggiore concentrazione criminale del mondo, perché nel villaggio di Miss Marple metà ha ucciso l'altra metà, è una cosa impressionante. Seconda la sola Gubbio, dove succede un morto alla settimana, anche, ma io manco in vacanza ci andrò mai. Poi dicono Scampia, ma Gubbio, cioè, è l'ordine pubblico affidato a un prete in bicicletta, che è una cosa anche più inquietante, se vogliamo. Quindi io salvo questi posti dove tu lasci personaggi sempre uguali. Io ho fatto invece la scelta, sia con Ricciardi che con i Bastardi che con Sara, di raccontare anche i personaggi nel loro corso. Quindi è normale che finiscano poi a un certo punto. E io vorrei sempre scrivere un libro in meno di quelli che la gente vorrebbe, piuttosto che uno in più, perché mi dispiacerebbe molto di vedere la noia nelle persone per un personaggio che invece hanno amato tutti così tanto. E infatti Carlotto ci ha raccontato che proprio lui viene aggredito, cioè dai lettori. E aggredire Carlotto, voglio dire.
è difficile, perché gli rinfacciano appunto di abbandonare certi personaggi, mentre invece Malvagio ha detto che lui è dispotico, non si concede. Tu che tipo di rapporto hai? Ascolti anche consigli, perché Carlotto dice che lui ascolta anche dei consigli sulla trama, qualche dei suggerimenti. Io su più che altro subisco la compulsività dei lettori. Io ricordo che una volta fui fermato da una signora per strada che mi si mise davanti proprio all'improvviso, boom, piccola, arcigna, De Giovanni. Sì, sa quanti anni ho io? No, signore, non la conosco. 82. E secondo lei quanto posso aspettare per il prossimo romanzo? Cioè, tu sei per strada passeggiando, ti inquietano questa cosa, non è... È abbastanza preoccupante. Io infatti, signore, le mando un telegramma, non mi faccio stare pensiero, ma mi dia l'indirizzo, le mando la trama, una sintesi, non mi fai. E un'altra volta, in un'edicola, per esempio, compravo dei giornali, ne prendo due o tre, c'erano questi due signori che parlavano fra di loro, uno di loro si gira, mi guarda, anche un po' disgustato, e fa, e leggiamo invece di scrivere qua. E io dissi, ma è un giornale, ci metto mezz'ora. Dice, a me non stanno aspettando. Restituì il giornale e torna a casa, cioè diventa un po' un ruolo, cioè la popolarità è un po' pressante, questo, cioè, e quindi diciamo io accetto volentieri queste indicazioni, vorrei tanto essere pigro, io sono uno degli scrittori che scrivono di più al mondo, perché io esco continuamente due, tre romanzi all'anno, quattro a volte, e ciò nonostante trovo sempre qualcuno che mi fa, è un po' un incubo, cioè trovo qualcuno che mi dice sì, ma noi, poi un'altra sinistra caratteristica è che io scrivo Ricciardi, trovo immediatamente qualcuno che dice sì, ma i bastardi, scrivo i bastardi, dico sì, ma i guardiani, adesso ci si mette anche Sara, quindi sono abbastanza preoccupato, vorrei tanto, io sto rivalutando Salinger, insomma, secondo me aveva un perché nella sua scelta strana sul momento, poi alla fine era spiegabile. Tra i romanzi di Ricciardi c'è la trilogia sulla musica napoletana e sulla canzone napoletana. Anche in Carlotto noi abbiamo delle vere compilation, sì, no? Lui proprio alla... sul blues più che altro, li è appassionato. Esatto, li è appassionato. Quindi, e perché hai fatto questa scelta? Perché hai deciso di usare, diciamo, la musica come racconto, come proprio fosse una forma di narrazione anche? Ti devo portare, diciamo, nel 1904. Nel 1904 un ragazzo di 20 anni, impiegato delle poste, all'epoca gli impiegati delle poste erano poveri, non come adesso che sono ricchissimi, un impiegato delle poste era fidanzato da 4 anni con una ragazza che ne aveva 17, quindi si erano messi insieme proprio da piccolissimi. Lui era povero e anche lei apparteneva a una famiglia poverissima. Sto ragazzo, come si usava all'epoca, dovette subire una cosa terribile, cioè la ragazza fu data in sposa a un uomo molto ricco e anziano. All'epoca si usava che le famiglie povere, che avevano la fortuna di avere una figlia bella, la dessero in moglie a un uomo ricco e anziano per poter utilizzare la ricchezza di quest'uomo quando moriva come dote per le altre figlie, per le sorelle. Quindi la mattina in cui questa ragazza viene data sposa a quest'uomo, a un mercante di cavalli di 70 anni, e la ragazza ne aveva 17, a questo ragazzo viene una febbre altissima, un'enorme febbre. Allora che fa? Scrive una poesia per questa, lui amava scrivere, quindi scrive questa poesia per questa ragazza e la porta, per farla portare a questa ragazza, un suo amico ciabattino, ma musicista. Questo amico ciabattino, ventenne anche lui, ha una chitarra costruita con una cassetta della frutta. Quindi figuratevi una chitarra costruita con una cassetta della frutta. Lui scrive in un'ora la musica per questa poesia. E quella notte loro vanno sotto la casa di questa ragazza che ha la sua prima notte di nozze e cantano. Questo ragazzo di 20 anni con la febbre e questo ciabattino con questa chitarra, con la cassetta della frutta, cantano questa serenata. Questa serenata è una serenata diversa dalle altre, perché tutte le serenate napoletane hanno obbligatoriamente il nome della ragazza, non essendo molto salutare andare sotto un palazzo e cantare una canzone random, perché diciamo c'è gente sposata che dorme e quindi tende a reagire in maniera cruenta. Questa serenata invece non è il nome, e in questa canzone lui dice, senti, tu adesso
senti la mia voce, la riconosci, non ti alzare, non ti alzare, perché non puoi sbagliarti su questa voce, la conosci bene, non c'è bisogno che tu ti affacci per vedere chi, di chi sia. Se il tuo sposo si dovesse svegliare, tu digli che non è per te, quindi lui ha cura di lei anche in quel momento, non digli che è per te, digli che è un pazzo che sta cantando, un povero pazzo che sta morendo di gelosia. Se ti chiedi che cosa stia cantando questa canzone, tu la risposta te la dico io: questa canzone canta tutto il tormento di un lontano amore e tutto l'amore di un tormento antico. Un ragazzo di 20 anni, ti rendi conto che frase? Tutto il tormento di un lontano amore e tutto l'amore di un tormento antico. Poi dice: se questa voce ti dovesse far venire il desiderio di baci e di carezze, cioè se ti dovesse, in napoletano la parola non si dice, il desiderio è una parola alata, desideribus, dalle stelle, no? Quindi ha un senso diciamo poetico, o voglia, la voglia deriva da volontà, da volere, ed è un fatto mentale. In napoletano si dice smania. La smania è una febbre, è un doloroso momento di pelle, di carne. Dice, se ti dovesse venire la smania di volere bene, tu un uomo vicino ce l'hai, bacia lui, non pensare a me. Quindi lui le dice addio, un ragazzo di 20 anni, la sua vita è finita. Le canzoni napoletane vanno prese con le molle, perché dopo un mese il tizio morì. E loro... Questo ragazzo, che si chiamava Edoardo Nicolardi, ha vissuto per tutta la vita con la ragazza e i soldi del mercante di cavalli. E voi ridete, ma vorrei vedere se facesse mercante di cavalli, e con i soldi del mercante di cavalli lui ha vissuto, loro hanno vissuto insieme, tutta la vita, hanno avuto 9 figli. La più giovane di questi 9 figli, che adesso è un'anziana signora deliziosa, molto anziana, che si chiama Clara, ogni anno dà un premio al napoletano che ha cantato meglio l'amore. Poeti, scrittori, cantanti, ballerini, pittori. Questo premio consiste in un cartoncino in cui è riportata la riproduzione di quella poesia scritta con il ragazzo di 20 anni, con gli accordi scritti a matita, comunque con una grafia incertissima, dal ciabattino con la chitarra. Questa canzone è Voce Notte ed è una delle canzoni più belle che esistano in assoluto, non solo della musica napoletana. Io ho vinto questo premio nel 2015 e io sono stato molto fortunato, ho avuto un sacco di riconoscimenti, ma nessun premio mi è caro come il premio Nicolardi. Cioè, questo foglio di carta con questa poesia scritta da questo ragazzo alla febbre alta e questi accordi aggiunti, io ce l'ho tra le mie cose più care. Quando tu hai un patrimonio del genere, e ti potrei raccontare centinaia di storie così, la canzone napoletana, vedete, non nasce per avere successo. Non c'è un autore che si mette a tavolino e scrive la canzone per avere successo, per guadagnare dei soldi. La canzone napoletana nasce per dire qualcosa a qualcuno. Odio, amore, gelosia, ira, sfottò, sanguinosi, prese in giro, cioè le canzoni napoletane nascono per questo. Quindi io ho un patrimonio sterminato di storie, sterminato, cioè non, ho la grande fortuna di essere nato in un posto che genera storie continuamente. A me qualche volta qualche giornalista dice, ma lei non ha paura della pagina bianca? Io dico no, ho paura dell'orologio, cioè del tempo che non ho, perché io ho migliaia di storie in più di quelle che riesco a scrivere, tutte bellissime. Sara me ne ha raccontata una, ma basterebbe prendere una qualsiasi canzone. Quindi io, quando ho dovuto fare quel ciclo di 3 romanzi, io mi sono scelto 3 canzoni terribili da questo punto di vista: Voce Notte, Palombe Notte di Salvatore Di Giacomo, che ha una storia fantastica, e Rondinella, che è ancora più terribile. Queste 3 canzoni sono state lo strumento per quel piccolo viaggio con Ricciardi, ma credimi, se ne avessi voluti fare 333 avrei potuto tranquillamente.
E appunto parlando di Napoli, ovviamente Napoli è uno dei personaggi dei tuoi libri perché viene cantata in un modo molto struggente, poi perché si sente un grande amore per la città, e, ma anche un grande distacco per certi versi, perché ha anche delle, un'anima atroce, no? Tu l'hai definita una città purgatorio che è incastonata tra il paradiso e l'inferno. Che cosa hai imparato della città dopo tutti questi libri? Napoli è moribonda e immortale. Se vuoi capire Napoli devi pensare che è moribonda e immortale, quindi è costantemente sull'orlo del disfacimento, ma è anche assolutamente determinata a sopravvivere, e sopravvive. È una città che ha in sé ha in sé il mare. Napoli nasce dal mare. Napoli è stata dominata da chiunque, ma non ha mai avuto una sola guerra d'assedio, perché accoglie chiunque arrivi nella fallace convinzione che sia migliore del precedente, e non lo è mai. Noi abbiamo avuto e abbiamo posti che lasciano senza fiato. Napoli è necessaria. Napoli basta vederla da lontano e si capisce che è necessaria. Napoli non è prescindibile, cioè è un posto perfetto perché gli umani si insedino, non è possibile prescindere da quella città, ma per lo stesso motivo è sempre e costantemente in ebollizione, e quindi il fatto che sia in ebollizione ti consente di collocarti in qualsiasi punto e raccontare legittimamente quella città. Da quel punto di vista tu lo puoi fare, sia essendo poi Gomorra è assolutamente realistica, ma anche i miei libri lo sono, e quelli della Ferrante, e quelli di De Silva, e quelli di c'è un motivo per cui siamo tutti in grado di raccontare pezzi di questa città legittimamente, cioè senza avere, senza correre il rischio di essere falsi. Ed è l'unico posto, è l'unica città al mondo che ha la periferia in centro, è l'unica città al mondo che ha in 400 metri lineari quattro città diverse, per cui un ipotetico commissariato messo a Pizzo Falcone, perché Pizzo Falcone è la collina di nascita della città, il tumulo della sirena Partenope, un commissariato messo lì nella sua area di competenza c'ha quattro città contrapposte l'una all'altra, con dei licei che ricevono ragazzi di tutte queste quattro città, per cui una ragazza della Napoli aristocratica può tranquillamente innamorarsi di un ragazzo dei quartieri spagnoli. E questa storia implica dei contrasti, delle urticazioni, delle scintille che tu puoi raccontare. Socialmente può essere problematico, ma dal punto di vista della bellezza narrativa è un posto, è il paradiso. Cioè io credo che, ma io ricevo sempre moltissimi gruppi di lettori che mi, non avendo visto Napoli, soprattutto che fanno capo alle biblioteche, devo dire, si organizzano e mi vengono a trovare. Cioè io ho la biblioteca di Sesto San Giovanni che manda un pullman di 50 persone ogni due mesi, perché man mano che leggono i miei libri dicono che vogliono vedere Napoli, la biblioteca organizza questi pullman, e quando vengono io gli dicevo al Gambrinus, gli offro il caffè e gli leggo il racconto, e loro tornano felicissimi, e quella città non l'avrebbero vista. Questa è una cosa che, scrivendo libri, è un onore meraviglioso per me, e io cerco sempre di ricevere tutti i miei lettori ogni volta che mi vengono a trovare, e devo dire che quasi tutti trovano la mia città, la trovano, la città dei miei libri la trovano, la riconoscono, e questo è un onore straordinario per me. I tuoi personaggi, appunto i bastardi di Pizzo Falcone, li hai collocati lì appunto per questo motivo, no? Perché ti sembrava un giusto ambiente per svilupparli. A ognuno hai dato dei poteri, proprio come se fossero dei supereroi, c'è un po' di fumetto in questo. Ma supereroi non tanto, poverini, anzi hanno un guaio a testa, insomma, diciamo, sostanzialmente. Se quelli sono i superpoteri, io vorrei essere normale per sempre. No, io volevo, né bastardi, io volevo una macchia esterna e una interna. Io volevo per ognuno di loro qualcosa che hanno fatto, per cui sono stati messi da parte, sono stati puniti, eccetera, eccetera, ma anche qualcosa che loro non si perdonano.
Per cui Alex, per esempio, ha sparato un colpo nel commissariato ed è stata cacciata, ma lei non perdona a se stessa di non essere capace di dire al padre chi è realmente. Ottavia non si è accorta di quello che succedeva sotto il suo naso ed è stata punita per questo, ma lei in realtà non si perdona di odiare la sua condizione di madre, perché lei sa che il figlio le sopravviverà, quindi lei è condannata all'ergastolo, fine pena mai. Romano non si spiega del perché non riesce a controllare la rabbia, ed è una brava persona. Non è facile, un uomo che usa violenza anche alla moglie, non è facile metterlo dalla parte dei buoni. In questo i bastardi sono molto innovativi. Io dico sempre che tutti quanti si comportano come se Ricciardi fosse molto originale, no? Il fatto di vivere negli anni 30, il fatto di vedere i morti, ma in realtà la vera innovazione narrativa che in Italia non c'è sono i bastardi. Ricciardi è Batman, cioè Ricciardi è l'eroe oscuro, solo, abbandonato, disperato nella sua solitudine. I bastardi no, sono una novità, sono una squadra vera e propria. Sì, perché loro sono dei disancorati, come li definisci tu, che però insieme trovano un senso. Sì, il totale è maggiore della somma delle parti nei bastardi. Loro da soli sono dei personaggi sbagliati. Messi insieme sviluppano una forza e una coesione che peraltro è ancora in corso. Cioè io li trovo più uniti ogni volta che li vado a trovare. E non è semplice, perché perfino Aragona, che è un personaggio... Aragone e Bambinella sono i due personaggi per cui quando mi chiedono se c'è qualcosa di me in ogni personaggio dico no. Aragone e Bambinella, le due saghe, sono il motivo per cui io tendo a prendere le salze. Aragone ha tutti i difetti, è classista, razzista, sì, milanista, cioè c'ha una serie di... Scherzo, c'è tutta una serie di problematiche. Aragona, pensate che il ragazzo che lo interpreta nella serie, che si chiama Antonio Folletto ed è un ragazzo d'oro, una delle persone più buone e gentili, mi prese quando andai a trovarlo la prima volta sul set e mi disse: Maurizio, ma questo veramente le pensa tutte queste cose? Ti dice cose turpi. Io ho detto sì, le pensa e le deve dire. Ho detto sì, le dovrebbe dire, ma mi vede mia nonna. Ho dovuto metterlo di fronte alle proprie responsabilità di attore. Lui lo recita benissimo, però si vede che soffre. E poi abbiamo invece Giorgio Pisanelli, che è il presidente, no? Chiamato. E lui conosce appunto il quartiere come le sue tasche, quindi è un po' la memoria storica del quartiere. E poi lui dice questa cosa bella, che la morte è un evento piccolo, un incidente di percorso, perché lui continua a parlare con la moglie, come se ci fosse, siamo in un romanzo nero, ma la morte è separata solo da una membrana sottile. Ma perché non lo fate anche voi? Non parlate con le persone che avete perduto? Non ci parlate continuamente, non vi fanno in qualche modo più compagnia adesso di prima. Io credo di non aver scritto niente di particolare. Penso che sia una cosa normalissima parlare con chi non si ha più. Cioè, penso che sia anzi impossibile evitarlo. È difficile ammetterlo forse, però parlare con chi non si ha più... Io parlo molto più con mio padre adesso di quando c'era. E quindi credo che sia, in questo Pisanelli è una, poi magari vi leggo qualcosa su questo. E lui appunto segue il killer della solitudine, cioè chi uccide chi non ha la forza necessaria per smettere di vivere, che poi, non diciamo chi è perché magari qualcuno, c'è ancora qualcuno che non lo sa. Perché hai deciso di creare questo killer così particolare? Perché hai deciso di creare questo killer così particolare? Perché è un ragionamento, è una ossessione di natura religiosa. Se io ammazzo chi sta per suicidarsi, gli evito l'inferno, perché il suicidio è un peccato mortale. Ma siccome lo faccio per lui, non lo faccio un peccato mortale. Quindi non andiamo all'inferno né io né lui. E ci vediamo in paradiso quando sarà. Il ragionamento che fa è questo. Ed è un ragionamento folle, come sono folli tutti i ragionamenti. Guardate che l'omicidio fa parte della natura umana.
nella Genesi a pagina 2 erano 4 sulla faccia della terra e già uno aveva ucciso un altro. Cioè, quindi non è che sia una cosa così distante. E le ragioni dell'omicidio che cambiano. E comunque sia uno squarcio sociale non guaribile. È una ferita che non si rimargina. Allora, abbiamo parlando di altri libri. Tu dici sempre che sei contro l'autobiografismo, perché dici a far del male della letteratura italiana è l'autore che racconta se stesso sotto mentite spoglie. Perché pensi questo? E poi parliamo di un libro che si chiama Il resto della settimana, in cui invece un po' forse su questo trasgredisci un po'. Quindi vuoi parlare di religione? Sì. Vabbè. Parliamo di religione. Allora, io credo che sia un grande problema della letteratura italiana il fatto che lo scrittore racconti un personaggio che in realtà è lui o lei in maniera evoluta, tipo Pokémon. Quando tu li conosci, poi dopo gli incontri, gli scrittori, ai festival, eccetera, eccetera, avendo letto i loro libri, riconosci il personaggio, che il personaggio sono loro senza i difetti che si sono tolti. Perché poi, e questo è sbagliato, perché tu così facendo scrivi un libro, ne scrivi due. Ma poi a un certo punto, a parte il fatto che il mondo attorno è piatto, perché chiaramente ognuno di noi vede se stesso e gli altri li vede in maniera bidimensionale, ma poi le vicende si esauriscono. Quelle che bisogna raccontare sono le vite degli altri, bisogna raccontare le vite degli altri, perché le vite degli altri sono infinite. Le vite degli altri sono enormi, le vite degli altri sono sempre varie e sempre diverse. Raccontare le vite degli altri ha molto più senso che raccontare la propria. Io non ho una vita sufficientemente interessante da doverla raccontare per n libri. L'unico caso è Il resto della settimana. Il resto della settimana è un libro religioso che ho scritto, che risponde all'esigenza, che si chiama così, Il resto della settimana, intendendo per il resto della settimana quei giorni inutili che ci sono tra due partite del Napoli, cioè tra una partita del Napoli e l'altra, ci sono questi giorni in cui la gente si lascia vivere senza particolare interesse e in attesa di riattivarsi alla partita successiva. Io volevo raccontare l'effetto di questa cosa meravigliosa che è il calcio sulla mia città. L'effetto del calcio nella mia città è molto particolare. Voi dovete pensare che io faccio parte di un gruppo chiuso su Facebook dove non si può andare, che si chiama Malati Azzurri. È un gruppo composto di professionisti, professori universitari, tutta gente di un certo livello. Non è aperto al pubblico perché la gran parte di quello che si dice lì ha rilevanza penale, quindi sarebbe antipatico. Lì tutti quanti esprimono. Quando io ho dovuto scrivere il capitolo del resto della settimana sulle scaramanzie, io pensavo di essere pazzo, perché ho un amico che si chiama Luigi che viene a casa mia e va direttamente sotto al tavolo a vedere la partita, perché si trovava sotto al tavolo quando Cavani segnò il gol allo Steaua a Bucarest al 92esimo. E hai visto mai che tu alterando gli equilibri elettromagnetici, per cui lui dice se succede qualcosa non deve essere per colpa mia, e lui va direttamente, gli amici arrivano e salutano il tavolo, ciao Luigi, lui saluta, ciao ragazzi. Beh, poi può emergere alla fine della partita. Quindi io quando dissi ragazzi mi raccontate su questo gruppo Malati Azzurri, mi raccontate che cosa fate in relazione alle partite, questi mi hanno detto di tutto. Io ho scoperto di essere un freddo miscredente, c'è uno che chiude la madre fuori al balcone, la madre ha 83 anni, la madre stava fuori al balcone stendendo i panni un giorno che a maggio, fine campionato, segnò un gol l'Amsic, lei entrò terrorizzata da chissà quale tragedia fosse successa, invece era la pagata esultanza del figlio, vide che erano tutti vivi, tornò fuori al balcone e immediatamente Amsic segnò di nuovo, che è un chiaro segno della volontà divina a che la madre stia fuori al balcone quando Amsic deve segnare un gol. Siccome la cosa si è ripetuta, questa donna è pronta per amore di madre, solo che all'epoca era maggio ed erano le 3, adesso si gioca a gennaio alle 20:45, per cui questa donna prepara il cappotto, il passamontagna e la sciarpa, poi quando arriva il momento proprio topico che il figlio dice mamma abbi pazienza, lei si sbarda e va fuori al balcone in attesa che Amsic segni. Ora io gli ho scritto a questo, ho detto tu così la uccidi a questa donna, c'ha 83 anni, ho detto no quella si conserva meglio che... come se fosse un capocollo, che è una cosa anche interessante, diciamo, biologicamente.
C'è un altro che rischia la vita ogni venerdì perché percorre tutta Via Foria, che è una lunga strada di Napoli, passando i semafori col giallo. Lui ha rilevato scientificamente che se passa col verde il Napoli perde, se passa col rosso il Napoli perde, per cui lui deve passare col giallo. Ora tu immagina a tornare a casa il venerdì sera e hai uno davanti che rallenta finché non diventa giallo, poi lui passa e tu ti trovi col rosso. Io sono convinto che lo uccideranno di qui a poco. E così molte altre cose che ho religiosamente riportato in questo libro, che è un breviario, diciamo, che tifosi del Napoli, ma non solo i tifosi del Napoli, per la verità, io ricevo tanti affettuosi riconoscimenti anche dai tifosi delle altre squadre, tranne che di quella squadra con la maglia bianconera, il cui nome adesso non ricordo, che poverini non sono abituati a non vincere, quindi non capiscono il pathos della vittoria ricercata. Loro hanno un altro, beh, di loro, un altro tipo di... Non ricordo il nome però di questa squadra. Non mi viene. Torniamo a Sara, la nuova creatura. Lei si muove in una Napoli che è mostrata in altre zone, il Vomero, la periferia nord. Ma come funziona? È un veglione praticamente? Sì, praticamente no. Sì. No, adesso l'ultima e poi leggiamo. Ah, no, ecco. Perché mi chiedevo, gli estremi del sequestro di persona quando scattano? Dopo l'ora e un quarto, cioè, siamo sotto. Ah, siamo ancora in tempo. Sì. No, io per me vado avanti. Per loro. Sta povera creatura, insomma. Aveva 6 mesi quando è entrata. È cresciuta bene, però. Non lo dite a nessuno che io sono così, vi prego. Lo scrittore noir dovrebbe essere innanzitutto magro, poi con un maglione a collo alto nero. Lucarelli. Dovrebbe essere triste, vagamente gastrico. Cioè dovrebbe, perché lui prova dolore, insomma. Se dite che io sono così non mi legge più nessuno, quindi per favore non lo dite. Promesso. Dici qualcosa di Sara, che se dovessi proprio consigliare questo libro a... Cioè, la domanda a piacere. Esatto, questa sì, è libera. Sara, io credo di aver scritto un libro autenticamente femminile. Sara fa una cosa, fa più cose che noi a un uomo perdoniamo. Se un uomo lascia la moglie e il figlio e va con un'altra donna, noi diciamo, sì, un po' stronzo è, però al di là di questo non andiamo. Se lo fa una donna è raccapricciante. Se un uomo non si tinge i capelli ed è anche sovrappeso e non mette scarpe col rialzo, perché ci sono anche, voglio dire, però che non mette scarpe col rialzo e si tiene i capelli che ha o quelli che non ha, perché ci sono, e non si trucca, perché ci sono anche uomini che non si trucca, non è che noi lo guardiamo con sospetto. Una donna che non si trucca, non si mette le scarpe col tacco, non si tinge i capelli e che si veste in maniera informale, pratica, non con grande attenzione all'estetica, le donne stesse la guardano con sospetto. Dice, questa deve dire qualcosa che non va. Una donna che non si tinge i capelli, che cammina anche in maniera strana, perché cammina con le scarpe senza tacchi, cammina in maniera un po' diversa da quelle col tacco. Una donna come Teresa, che si porta a letto i ragazzini in maniera continuativa, siamo meno disponibili a perdonarla rispetto a un uomo che si porta a letto delle ragazze giovani. Un uomo grande di potere che si porta a letto ragazzi giovani, magari non si chiami Weinstein, noi siamo portati a apprezzarlo. Ah, questo sì che è uno che vive bene. Di una donna siamo portati meno a dirlo. Quindi io mi sono messo a guardare tutti questi stereotipi spezzati in questo libro. E devo dire che il fatto che piaccia tanto, mi piace tanto. Non tanto e non solo, naturalmente, per l'incidenza enorme sul bilancio della mia famiglia che questo comporta, ma anche e soprattutto perché credo che la gente una riflessione la faccia poi alla fine. Dice, una donna, perché una donna no? E un uomo sì, poi alla fine. È scritto da un uomo, è ancora più, credo, d'impatto questa storia, quindi sono contento. Vuoi leggere? Sì, dopo un esame universitario.
Parla, parla nel frattempo. Perché io ho proprio il cartaceo. Leggo solo qualcosa. Ah. Non è che... No, allora io. Questa è la versione per non vedenti dei miei. Io leggo un pezzetto di un libro che si chiama Vita quotidiana dei bastardi di Pizzo Falcone, che è un libro che è stato scritto per supportare le foto della prima serie televisiva. Mi hanno chiesto di scrivere dei racconti. Ora, quando tu scrivi in terza persona, come scrivo io, i personaggi li racconti guardandoli tu. Quando i personaggi parlano in prima, quando racconti i personaggi in prima persona, i personaggi ti dicono un sacco di cose che tu non sapevi, che tu quando scrivevi in terza non avevi visto. E questa è stata un'esperienza bellissima per me, scrivere questi racconti di questi personaggi in prima persona. Questo è, e con questo vi saluto, uno di questi personaggi. Ciao amore, sono a casa. Che frase semplice, eh? Una formula, quasi una parola d'ordine. 35 anni, a dirla ogni santa sera, a volte pure a pranzo, dopo aver aperto la porta, nel momento stesso in cui metto le chiavi sulla mensola. Ciao amore, sono a casa. Prima di togliere il soprabito d'inverno, appendendolo al gancio dell'attaccapanni, quello malfermo, che si sposta un po', uno di questi giorni devo metterlo al posto col trapano elettrico. Ciao amore, sono a casa. O d'estate, quando uno suda pure a respirare, mettendo la giacca sulla spalliera della sedia per farle prendere un po' d'aria. Ciao amore, sono a casa. Un'abitudine. E che male c'è? Le abitudini ci mettono anni a formarsi, è un duro, difficile lavoro, strato dopo strato, giorno dopo giorno, quelle belle, quelle brutte, per toglierle ci vorrebbe lo stesso tempo, rimuovere i riflessi condizionati, pensare prima di parlare, troppa fatica. E poi si eliminano le abitudini che fanno male, no, l'alcol, il fumo, non quelle che ti mantengono vivo, non quelle che ti tengono a galla e non ti fanno andare giù nell'abisso senza fine. Ciao amore, sono a casa. Certo, prima lo dicevo a voce più alta, perché magari tu te ne stavi con l'aspirapolvere a pieno regime o a cantare insieme alla radio dall'altra parte della casa. Ora invece lo sussurro, trattenendo il volume. Mica vogliamo che i vicini mi sentano parlare con te e pensino, ecco, il vicecommissario Pisanelli è uscito pazzo, poverino. E magari gli viene pure il dubbio che un povero vecchio pazzo non dovrebbe girare con una pistola attaccata al fianco, che è meglio fare una bella letterina anonima al questore per farlo collocare in riposo. Che dici? Invece a riposo, come ben sai, amore mio, non mi ci posso far collocare. Non ancora. Tengo da fare. Tengo qualcosa da risolvere. Il commentatore Lapiana è una brava persona, per carità, noi ci conosciamo da tanti anni. Te lo ricordi, no? Che risate che ci facevamo a vederlo uscire, col riporto e le scarpe col rialzo. Lui è simpatico. La moglie no. È una megera diffidente che ti guarda sempre storto come se le volessi togliere qualcosa e poi non esce mai di casa. A me la gente che se ne sta chiusa dentro ha sempre fatto un po' paura. Noi invece, amore, uscivamo sempre. Una volta il cinema, una volta il teatro, qualche bella mostra. Le trovavi tu le cose da vedere, spulciando il giornale, acchiappando notizie alla radio. Io mi affidavo e poi magari ti criticavo per vederti arrabbiare. Che strana la felicità. La felicità abita solo nei ricordi. E invece quando la vivi sei così impegnato a guardare avanti che te la perdi. Ciao amore, sono a casa. Tu sei la mia bella abitudine. Parlare con te è la mia bella abitudine. Mi tiene a galla, te l'ho detto mille volte, allora io con te ci parlo. E ci parlerò sempre. E non fa niente se la piana mi sento. Io poi accendo lo stereo, quindi al di là di un po' di bella musica non possono sentire, ti parlo. Io non mi metto certo ad ascoltare i loro eterni litigi su quel botolo che abbaia sempre 20 centimetri di incrocio tra un chihuahua e una zoccola, che peraltro ha 20 anni ed è in perfetta forma. Te la ricordi Pantera? Che risate che ci facevamo sul fatto che lei trattava il cane mille volte meglio di come trattasse lui. Io ero sicuro, e te lo dicevo, che da un momento all'altro il commentatore faceva fuori entrambe, moglie e cane, in galera ma con soddisfazione. Ciao amore, sono a casa. Sì, perché casa è dove c'è chi conta per te, no? Chi si ama. Poco conta se tutto si riduce a un profumo,
a un'immagine o a un ricordo. La morte, sai, è una stronzata. Una macchina che si guasta, si inghiozza un po' e alla fine si ferma. Uno cerca di riavviarla, di ripararla. Qualche volta ci riesce, altre volte no. E si rimane fermi all'angolo di una strada che all'improvviso, da luminosa e verde e felice che era, diventa un infame sentiero polveroso, senza senso. Una macchina che si ferma è una sciocchezza, una fesseria. L'amore no, non è una sciocchezza. L'amore sopravvive alla macchina, non può essere la morte a cancellare i sospiri, gli sguardi, le parole. 35 vigilie di Natale, 35 vacanze, 35 pasquette fuori porta, più di 13.000 volte ciao amore sono a casa. Mica si perde tutto questo perché un dannato parassita si annida in un cervello e se lo mangia. L'amore è una cosa seria. Lorenzo sta bene, stai tranquilla. L'ho sentito ieri come ogni domenica, è molto stimato. Hai fatto un ottimo lavoro con lui, fosse stato per me sarebbe uno scapestrato. O peggio ancora un poliziotto. Fortuna che c'eri tu a dare equilibrio a lui e a me. Fortuna che ha trovato posto al nord, lo sai. Qui è tutto un casino, uno così preciso, ordinato, non avrebbe resistito nemmeno un giorno. Se mi manca, non lo so. È un uomo, sai, tra uomini certe cose non si dicono. Mi manca quando era piccolo. Io tornavo la sera e gli portavo i fumetti e lui mi saltava al collo per un bacio umido e se ne andava in camera a leggere. Mi manca quando lo portavo a cavalluccio a Capodimonte, quando gli insegnavo a giocare a pallone ridendo perché è sempre stato negato. Adesso è grande, niente baci umidi. E allora è meglio che stia dove sta bene piuttosto che qui. Se tu mi manchi, no che non mi manchi. Come potessi mancarmi se io parlo con te continuamente? Se non ho dimenticato un centimetro della tua pelle o il colore preciso dei tuoi occhi. Si sente la mancanza di quello che si dimentica, non di quello che si tiene ben presente e limpido e preciso ogni istante del giorno e della notte. Ciao amore, sono a casa. E sono a casa sempre, mica solo tra queste mura. Sono a casa dovunque mi trascinino questi piedi stanchi, perché io casa me la porto dietro, perché casa mia sei tu. Come una tartaruga, come una lumaca. La morte, lo sai, è una stronzata. Io per questo coltivo il mio ospite, sai. È il mio biglietto per il viaggio che alla fine mi riporterà dove sei tu. E se dove sei tu è il nulla, andrà bene uguale, perché a quel punto almeno smetterò di pensare e di sentire. E sarà bello perché pure il nulla diventa bello se ci sei tu. L'ospite. Il tuo era nel cervello, il mio lavora in silenzio nelle parti basse. È abbastanza discreto, sai. Mi costringe a correre in bagno, è vero, ma non dà poi tutto questo fastidio. Il dolore a volte punge forte, ma ho incontrato ben altri dolori nella mia vita. Sono molto attento a non contrastare il lavoro dell'ospite. Gli chiedo di notte di darmi il tempo di fare quello che devo fare. E lui mi assicura che non mi devo preoccupare. Ho visto su internet che in effetti si potrebbe anche metterlo alla porta l'ospite, ma io non ho voglia di cacciarlo via. I suoi interessi i miei coincidono in fondo, tutto porta a te. Quello che devo fare lo sai, amore mio. Te ne parlo ogni giorno, dopo aver acceso lo stereo. Io devo trovare chi ammazza la gente che non vuole vivere, ma non per questo vuole morire. C'è qualcuno che li accompagna alla morte, che li spinge nel burrone. Io lo so che è così. Magari pensa di fare del bene questo pazzo, magari immagina di aiutare, ma io lo so che solo una disperazione assoluta e un dolore folle può spingere una persona meravigliosa ad allungare la mano sul comodino e inghiottire tutte le pillole per trovare pace. Ciao amore, sono a casa. Rientrare e non trovarti. Quell'unica sera disgraziata, solo allora non c'eri qui. Fino alla mattina mi sorridevi ancora, tirata, straziata, nelle nebbie di quel male divorante infinito. E il giorno dopo ci saresti stata di nuovo, come adesso, dolce, sorridente, piena di vita, felice tu e felice io, quanto è vero che ti vedo, adesso davanti a me con quel giacchino a fiori che avevi a 30 anni, col pancione di Lorenzo a 25. Col broncio perché avevi trovato un capello bianco a 40 e credevi di non piacermi più. C'eri prima, c'eri dopo, ma quando ti ho trovato nel tuo letto, nel vomito, nelle feci, non eri tu. Eri un vestito vecchio e logoro, molto amato, ma ormai inservibile, mica eri tu. La morte è una stronzata. Per questo io lo devo trovare quell'assassino. Perché se non vuole vivere uno, non per questo vuole morire. E tu che quella sera, solo quella sera, in tutti questi anni, non ti sei fatta trovare qui. Mi hai tolto qualche ora di amore, mi hai lasciato solo.
Solo quella sera però, perché adesso sei con me. E se sei con me, non mi interessa dell'ospite. Non mi interessa se sembra un po' svampito e quel simpaticone di Aragona dice che sono un vecchio cadente. Se sei con me, io trovo la forza pure di fargli capire che saranno una grande squadra. Io ce la metterò tutta, lo sai, ma ho bisogno di te. Sei tu che mi fai vedere chiaro, sei tu che mi dai la forza. È sempre stato così, no? Mi basta solo poter parlare un po' con te, come ogni giorno, non ti devi annoiare. Io annoterò tutto nella mente, come sempre. Aspetterò di finire la giornata per correre da te, mi sentirai entrare dal posto dove sei. Sentirai il rumore delle chiavi sulla mensola. Correrai da me nel vento per sentirmelo dire. Ciao amore, sono a casa. Grazie. Grazie. Molte grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a Camilla.